collaborazione con Unirimini. Sì, eccoci, eccoci qua. Buonasera. Riusciremo mai a partire? Non lo so. Allora, è evidente che in finale ci sono l'Einstein e il Marconi, mi sembra di aver capito, non lo so, però così ancora dobbiamo presentarli. Sono già iniziati, ma già da un'ora, i cori da strada. È una finale, dov'è la coppa? È una finale, ce l'abbiamo? La coppa c'è, c'è la coppa. La coppa la faremo vedere dopo. Allora, abbiamo detto, sono due licei scientifici, liceo scientifico Einstein di Rimini. Allora lo possiamo andare subito a presentare per vedere appunto la squadra. Io sono Federico. Francesco. Christopher. Giacomo. Filippo. Giulia. Lucrezia. Martina. Sean. Lorenzo. Irene. Sofia. Ferma. Aspetta. Allora. Dove vai? È stato bellissimo. Uno solo andava fuori tempo. Uno solo. Chi è? No. Qui the line. Non faccio nomi. Lui. Ma non si impigliava con l'O, è pazzesco. Comunque non era facile, perché gli altri 50 andavano, guarda, non è facile. Cioè, fa del gesto, svisava, bravo, andiamo con l'altra squadra. Allora, prima salutiamo... Salutiamo anche la professoressa Marina Romagnoli, che ha accompagnato anche questa sera gli studenti dell'Einstein. Buonasera! E adesso la squadra del liceo scientifico e musicale Guglielmo Marconi di Pesaro. Francesco. Enrico. Andrea. Marisca. Luca. Susanna. Elena. Cosimo. Giovanni. Federico. Filippo. Antonio. Eccoci qua. E salutiamo per il Marconi, salutiamo anche la professoressa Maria Teresa Pagnini. Buonasera. Buonasera. Eccola qua, seduta anche lei tra i suoi studenti. Allora, riusciremo, ecco la coppa. Ecco. La coppa. Con le orecchie. Come piace a te. Chi sarà il primo classificato dell'edizione 2015 della Campanella? Come si dice in inglese? E come si scrive? Boh. Allora, bene. Abbiamo visto le squadre,
Rinnovo un saluto a tutte le scuole, a tutti gli istituti e licei che hanno partecipato a questa edizione 2015 della Campanella. Fammi fare anche una particolare menzione, perché se lo meritano, ai ragazzi dell'Istituto Marco Polo di Rimini, che non sono qui in finale questa sera per un solo punto, quindi complimenti anche a loro, gli facciamo un applauso. Può magari succedere, fategli un applauso, sti ragazzi, bravissimi, bravi. Comunque. Basta. E a questo punto andiamo a salutare i nostri amici social, che questa sera sì, non sono social, ma li ritroveremo per la prova musicale, il nostro Max Alberici e il nostro Matteo Munaretto. Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Noi siamo già diventati sordi con tutto sì, sto caos che c'è. Voglio fare un po'. Anche noi. Allora, dovevamo ricordare che questa sera non c'è la parte social, nel senso che non potete votare più i vostri video, però potete commentare sulla pagina di Facebook. Esatto. Quindi scrivete alla pagina La Campanella e noi leggeremo in diretta i vostri commenti. Quelli che si possono leggere, per cui certo, attenzione che quello che scrivete, direi che siccome abbiamo perso tantissimo tempo già, io darei la linea di nuovo a questi due giovani, visto che... Grazie, Baldi, grazie. Due giovani, Baldi giovani. Buon divertimento, perché stasera la vedo veramente dura, per cui a voi la linea. Ciao Stefano. Oh, ciao bimbo Stefano. Allora, questa coppa ha intenzione di portarla in giro? No, la devo tirare a uno, non faccio nomi, Nicolas. Ah, ok, la devi tirare a Nicolas, perfetto. Io ricordo intanto che le due squadre possono giocare un jolly a testa per una delle seguenti prove: cucina, giornalismo, prova sportiva o una delle due prove di arte e spettacolo, perché questa sera, essendo la finale, insomma, sì, abbiamo raddoppiato. Abbiamo raddoppiato. Perfetto, a questo punto direi che possiamo, anzi puoi, visto che a te compete, vado andare in cucina? Sì. Ma sì, vado in cucina. Eccolo qua. Paparabà. Non ho il microfono, non ho il microfono. Ok, adesso arriviamo subito. Bene. Mi tieni la coppa, Marco? Grazie. Oh, dunque, adesso portano un microfono perché... Che cos'è? Pronti? È scalogno. Ah, è scalogno, ci vuole lo scalogno. Sì. Cosa vi hanno preparato? Cosa dovete fare? Non so io. Ah, dobbiamo fare delle tagliatelle con un sugo primavera che contiene degli asparagi, piselli, gli stridoli e poi un po' di menta. Ah, anche la menta? Sì, anche la menta. Per dargli quel profumino. Sì. È venuta a te questa idea? Buonasera a tutti. Sì, buonasera. Sì, questa sera le tagliatelle saranno leggermente diverse dalla ricetta classica delle tagliatelle al ragù, visto che negli ultimi tempi c'è sempre più richiesta di piatti vegetariani. Quindi siccome in questo periodo ci sono queste... è il periodo dei piselli, stridoli e asparagi, quindi un piatto dal colore verde come condimento. Primavera. Primavera. Anche tu sei molto primavera, mi piace molto. Mi sono vestita di verde anch'io, infatti. Molto, molto, come sei verde, come verde la tua valle. Ciao, ciao. Come stai? Ciao. Bene, ma sei elegante. Ma scusa, ma i sommelier sono tutti così? Sì, circa. Cioè, è vero? Non tutti però, Ma hai bevuto, no? No, stasera no. No, dico, no, non hai bevuto. Hai portato un vino che si chiama? Pagadebit. Pagadebit. Sì. Che in dialetto riminese sarebbe pagare i debiti. Bravo. È un momento molto particolare, quindi bravo, bevono solo ma non pagano nulla. Non pagano. Bene, l'importante è che sia buono. Posso andare a parlare un attimo, Paolo, con le altre ragazze? Bene. Oh, dunque, io vi ho già visto tutto, ormai siete bravissime, non è che... te devi fare la sfoglia, poca. Sì. Io lo so che i DJ poi mangiano, però dai. Ne facciamo il giusto. Ne facciamo il giusto. Come ti chiami tu? Giulia. Giulia. Oltre alla sfoglia, che è una cosa difficilissima da fare, deve venire bella soda, lo sai. Sì, sì. Avete provata, riprovata, quindi sì, la tagliatella. Tanto. È vero, è un classico, dai. Sei bella alta tu, senza attacchi, complimenti. Anche lui è alto? Ti fa ridere? Sì. È alto o no? L'hai trovato basso? Pazienza, gli facciamo mettere i tacchi. Allora, ciao Susanna. Ciao. Tutta panna, no, cosa devi fare tu? Io intanto taglio le verdure. Taglio le verdure che pasta. Sono? Asparagi, piselli e stridoli. E stridoli. Voi la menta non ce la mettete? Sì, abbiamo anche la menta. Avete anche la menta, ma sì, è truccata dentro? Sì. Bene, ho capito. Tu devi fare la sfoglia, lo sai? Sì. Ma tu sei bravo ormai a fare la sfoglia. Quanto tempo è che fai la sfoglia? L'anno scorso che no, anni, no, che la suggerisci, scusa, lo chiedo lei. No, sì, anni. Ci giochiamo i punti importanti stasera, lo so, è vero? Lo so.
Quindi cosa posso dire? Auguri a tutti e due, non fatene tanta. Grazie. Al limite non mangerà qualcuno stasera, però, eh? No, perché poi mangiano, l'hai visto? Sappiamo. E ci sarà chi andrà ad assaggiare, che sono sempre Paolo e Marco. Va bene? Ok, grazie. Oh, tu puoi tenere, no, mi tieni la coppa per cortesia. Cos'è successo qua? Vedo due giornalisti. Scusa. Hai buon occhio? No, mani in tasca, fa fine. Ma scherzi? Fa quelle molto quelle di Repubblica, quindi. Tutti così. Prego. Niente, sono Filippo, come sempre. No. Aspetta. Mani in tasca, mi ha detto, son Filippo come sempre. Perché di solito, se no, cosa, chi sei? No, vabbè. Ho altri modi per presentarmi, diciamo. Certo, se vai da una ragazza, non è che gli dici mani in tasca, sono Filippo, e allora cosa gli dici? A volte funziona, eh. A volte funziona? Ah, fai il duro. Sì. E hai trovato parecchia... Ah, guarda, tra il pubblico... Ce n'è tantissimo. Ah, ce n'è tanto. Bene. Ricordi che ridiamo e scherziamo, ma ci giochiamo un punteggio molto importante. Bene, lo conosco. Un altro Filippo. Un altro Filippo. Sì, potete chiamarmi anche Pippo, come sentite. Ecco, che tu utilizzi questo metodo di Filippo. Personalmente, sì, cioè, diciamo, mi diletto con tante cose. Questo è uno dei tanti. È uno dei tanti metodi, no? Però insomma, io spero di che sia una bella prova. E comunque Filippo è come l'altra volta, e vediamo chi è più bravo, se siamo bravi entrambi. A chi lo chiediamo? Allora, Enea. Prima di Enea, però, sì. Facciamo partire la sigletina, intanto li mandiamo da Enea. Prego, andate da Enea. Accomodatevi. Ciao, qua, allora. Enea, buonasera. Buonasera Alberto, buonasera Otello. Ciao. Buonasera al pubblico della campanella. Siamo in finale? Eh sì, stasera. Cosa hai preparato puntatore, per i ragazzi? Prima sono venuto di là da voi, insomma il clima è bello. Sono curioso di venire giù dopo nel momento negli attimi finali di questa puntata. Lo studio me lo immagino una bolgia. Io sono abituato allo stadio, ma qui ci cominciamo a avvicinare. È un mini stadio. È un mini stadio, insomma, un'arena, insomma, è bello. E poi, tra l'altro, sono capitate in finale, non per caso, perché evidentemente dei meriti ce li hanno, perché poi tra l'altro sempre quelle. Perché sono capitate le due squadre che hanno il pubblico più caldo ed evidentemente sono anche le migliori, insomma. Quindi complimenti a loro e complimenti alla trasmissione La Campanella che... E, insomma, anche quest'anno a noi del Corriere Romagna ha fatto molto piacere continuare questa collaborazione, che per noi è anche un viaggio nelle scuole, un modo per raccontare dei punti di eccellenza del nostro territorio, perché spesso la scuola la raccontiamo, insomma, se casca una finestra, ma in realtà ci sono centinaia e centinaia di giovani che hanno la possibilità di crescere grazie al livello delle nostre scuole, e avere una pagina come quella che dedichiamo nell'ambito, diciamo, della trasmissione Campanella ci dà modo di raccontarla questa bella realtà. Enea, nel presentare la prova, tieni il microfono leggermente più vicino alla bocca, perché non si è sentito niente? No, abbiamo capito tutto. No, da casa, abbiamo capito tutto, ma per scherzo. Te lo posso ripetere? Te lo ripeto? No, non c'è bisogno. Okay. Andiamo con il tema di questa serata. Allora, il tema di questa serata è, diciamo, siamo andati all'estero, andiamo nella Repubblica di San Marino, dove hanno diffuso i dati delle vaccinazioni pediatriche oggi e rispetto a un paio d'anni fa sono crollati. Cioè a San Marino, in particolare la vaccinazione del morbillo, la fa meno di un bambino su due. I genitori naturalmente sono molto allarmati rispetto al tema delle vaccinazioni, spesso, diciamo, c'è il timore che possano avere delle conseguenze negative. I medici continuano a dire che sono tutte fandonie e invitano a vaccinare i bambini al fine di evitare delle future epidemie. Il tema è questo. Secondo me, adesso loro sono ancora giovani, ma tra qualche anno lo troveranno interessante, perché molti genitori non ci dormono la notte su questa questione.
Perfetto, okay, grazie. Grazie Nea, ci vediamo dopo. Ora iniziamo a rassegnare i punti, eh? Sì, sì, eh. Eh sì. Sei pronto? Allora andiamo con la prima interrogazione. Allora, adesso state zitti. Dai, un attimino, dai. Sta bravo anche Nicola, dai, state bravi. Allora, proviamo i pulsanti. Cioè, c'è uno straniero, non ha capito? Basta così, grazie, abbiamo capito che funziona, bene. Prima domanda. In quale città italiana si trova la Torre del Mangia? Bologna. Bologna? Bologna. No. Devi parlare... La Torre del... Può finire la domanda per favore? No, hai capito, non fare il furbo... Che cazzo di città? In quale città italiana? L'ho detta, l'ho pronunciata benissimo. La sai o no? Dilla. Parma. Parma? No. È vicino Bologna. Cioè, infatti, però è sbagliato uguale. Boh, a Piacenza si cambia per Milano. No, è Siena. Siena. Va bene. Seconda domanda, statevi attenti e parlate nel microfono. Statevi zitti un attimo. E se no che finale è? A te ti faccio tagliare la barba, eh? In un sol colpo uccise un quarto dell'umanità. Chi era? Il vaiolo. Il vaiolo. Non ho capito. Il vaiolo. Il vaiolo. Il vaiolo. Il vaiolo, cioè questa malattia che ha ucciso tanta gente. Voi? La peste del 1350. La? Peste. Ma state buoni, non ci hanno preso nessuno dei due, state bravi. No, è stato... Chi è stato? Deve essere stato Caino. Mi stava preoccupando. Cioè, erano in quattro, no? Ne ha ammazzati tre. Okay. È bella come domanda. Per me è bellissima. Allora, bene così, preparati 0-0. Ok. Di quale regione è il piatto caratteristico la bagna cauda? Piemonte. Sì! Quarta domanda. Il presidente di quale repubblica sta... All'Eliseo? Repubblica Francese. Sì! Questa. Allora, quinta domanda. Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha scritto agli amministratori di condominio per chiedere cosa? Che i bambini potessero giocare liberamente nel condominio. Che i bambini possano giocare liberamente nelle zone condominiali, diciamo. Sì!
Stessa domanda. Secondo il settimanale People, chi è la donna più bella del mondo? Sandra Bullock. Sì. Allora non vi do più la domanda, eh? Allora. Settima domanda, due pari. Pareggiando mercoledì scorso a Monte Carlo, la Juventus si è qualificata alle semifinali di Champions League. Real Madrid. La domanda è un'altra, la finisco. Champions League. Da quanti anni la vecchia signora mancava dalle quattro migliori squadre d'Europa? 12 anni. Forza Inter. Sì! Forza Inter. Allora, 3 a 2, state zitti un attimo, che è importante questa domanda qua. Non ha dormito tutta la notte, Roby, per fare questa domanda qua. Se 5 gatti mangiano 5 topi in 5 minuti, quanto tempo impiegheranno 100 gatti a mangiare 100 topi? Zitti! Fatevi i conti vostri. 20? Prego? Non ho capito. 20 no! 100 minuti. Non ho capito. 100 minuti. 5 minuti! Allora, io ho sentito 100 minuti la prima risposta. Sì, sì, sì. Perfetto. Apprezzo la correttezza, ma è sbagliata, era 5 minuti. Però bravi, però bravi, 5 minuti, bravi, era sempre 5 minuti che girava. Vabbè. 3 a 2. Prima prova 3 a 2, partita proprio finale apertissima. Adesso iniziamo con una delle due prove di arte e spettacolo, quindi la sigla e poi vedremo di cosa si tratta. Eccoci qua, allora abbiamo chiesto ai nostri studenti finalisti di realizzare, quindi di creare, scrivere, girare, montare uno spot per presentare la vettura Toyota Aygo. Ah, si gioca il Jolly. Abbiamo Einstein che gioca il Jolly. Allora possiamo andare a vedere per questa prova, l'Einstein gioca quindi il Jolly. Quindi crede in quello che ha fatto. Certo. Allora direi di andare a vedere i due video, iniziamo proprio con il video del liceo scientifico Einstein. Hey, here we go. Yes, I go. Nuova Toyota Aygo, con sistema multimediale X-Touch, tua a partire da 10.250 euro. Niente male, niente male. Bello, bravo. Bravi. Bel video, si capisce perché ci si giochi il jolly con questo video. Ma vediamo che cosa hanno fatto invece i ragazzi del liceo Marconi. Certo.
You shout hello, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Con la nuova XiGo Cabrio, cerchi in lega da 15 cm, luci diurne LED, cambio robotizzato 5 rapporti, climatizzatore automatico, sistema multimediale X-Touch con touchscreen da 7 cm, retrocamera di assistenza al parcheggio, sedili in pelle e in più pacchetti personalizzazione. Can't touch this. Can't touch this. Insomma, anche qui tanta roba, eh? Complimenti, complimenti a tutte e due. Bravi, bravi, davvero, bravi, bravi, bravi. Davvero. Allora, questa sera avremmo dovuto avere il concessionario Toyota di Rimini, di Auto In, nostro ospite a giudicare. Lo so, purtroppo problemi, ha avuto problemi, un inconveniente, problemi, quindi problemi. A chi spetterà questa incombenza? Ma a un regista. Noi abbiamo 2 o 3 registi, li adoperiamo. Certo, quindi te, me e un regista che è uno dei nostri tecnici questa sera in studio, certo. Enrico Vierani. Buonasera! Vieni. Allora, abbiamo 3 punti a testa? Abbiamo 3 punti a testa. Che fortuna che abbiamo. Se vuoi inizio io così mi levo subito il dente. Sì, perché... sì, si tolga il dente per cortesia. Dopo però non copiare la mia motivazione, mi raccomando. No. Allora io do 3 al liceo Einstein, quindi il massimo dei voti, perché mi è piaciuta l'idea, anche la scelta musicale e poi anche questo fatto, insomma, di vedere l'auto che gira per la città di Rimini, insomma, hanno sfruttato bene questo vantaggio che avevano rispetto ai ragazzi del Marconi. E do 3 anche al liceo Marconi, sì, perché mi è piaciuta sia l'idea, anche se un po' azzardata, però... Bella. No, vai avanti. Bella, e poi per quell'effetto speciale finale, sì, che è stato molto bello, insomma, questa scritta che gira. Quindi complimenti a tutti e due. 3-3. Mi hai tolto le parole di bocca, però hai aggiunto questa cosa del... Invece no. Cioè, è una macchina che va... No? Cioè, non è solo per... uomo donna, donna donna, uomo, cioè. No, ma va benissimo, Cioè basta che la vai lì, la paghi, te la danno, non è che. Ma certo, va. Non è che ti chiedono, scusi, ma lei le piacciono. Cioè, le altre no, le altre no, uno dice, la Yaris no, solo la Ego. Tu la paghi e non è che dici, esci con col camera. E allora mi piace. Mi piace la macchina, è vero o no? Sì. Stavi dicendo? Le ho fregate a tutte e due, sì. Io stavo dicendo che li ho apprezzati entrambi. Sì. Devo dire che il Marconi ha avuto un uso più sapiente degli effetti, del montaggio, più preciso anche nelle inquadrature. E se dovessi scegliere, io manderei in onda quello del Marconi. Quindi 3 punti a Marconi e 1 punto all'Einstein. 1 all'Einstein? Sì. Allora, riepilogando. Grazie Enrico. Grazie. Allora, 3-6. 7, 9. E tu hai fatto? 3 e 3, 6. Sì? Ho detto più o meno le cose. Ah, quindi 3, ok, 3, perfetto. 3, 6. Quindi 7 per l'Einstein e 9 per il Marconi? Certo. Perfetto. Potete aggiornare. Adesso andiamo a un'altra prova, il librotto. Allora, ormai è noto questo gioco, mi dispiace per l'Einstein che aveva giocato il jolly. Allora, qui ci sono le due campanelle, vuoi iniziare te con la prima? Te no, io leggo l'ultima. L'ultima? E l'altra io? No, le leggi tu. Va bene, allora iniziamo con Zitti, il primo ragazzi! Incipit. Allora, ricordo che dovete indovinare l'autore di... o l'autore o il nome dell'opera, basta una delle due per avere un punto, e sono 3 i punti in palio. Iniziamo con il primo. E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore. Un
Ungaretti. Giuseppe Ungaretti, la madre. Un punto per l'Einstein, che pareggia. Potete segnare intanto, 11-11. E vanno a pareggiare 11. 11-11. Sì. Sfida bellissima. Vado io col secondo e te leggi il terzo? Sì, no, okay. Leggo il terzo. Dai. Allora, il primo lunedì d'aprile del 1625, la cittadina di Meung, dove nacque l'autore del Roman de la Rose, sembrava completamente sconvolta, come se gli Ugonotti fossero venuti a farne una seconda Rochelle. Molti borghesi, vedendo fuggire le donne dalla parte della Grand Rue e sentendo piangere i bambini sulle porte, si affrettarono a indossare la corazza e, rafforzando il loro contegno un po' incerto con un moschetto o una partigiana... I tre moschettieri, Dumas. Bravissimo! Come sono preparate queste ragazze? Come sono preparate? Il sorpasso Einstein, 12-11. Non avevano capito subito. Come hai fatto così è arrivato, hai visto? Ecco qua, andiamo. Allora, sono caduto con un airone colpito al volo nella brughiera. Sono caduto come d'autunno la foglia stanca di primavera. Sono caduto sulla mia schiena tra un fiore d'anice e una betulla. E guardo immobile come un bambino nella sua culla. Pascoli? Pascoli? Era una domanda? No. Voi? Chiudiamo, a mezzanotte? Vediamo. L'anice e la culla... Sì? Ce l'hai lì sulla punta della lingua? No, fermo così, guarda che roba. Vai. L'anice e la culla D'Annunzio, non lo so. No, non è D'Annunzio. Dillo L'avrei te. Dovuta cantare, perché... E di è Roberto Vecchioni. È una poesia ma cantata, una canzone. Okay. Il cielo di Austerlitz. Cioè, io canto bene, la cantiamo bene, io e te? Ma io no. Io vabbè, allora no. Niente. Allora, adesso dobbiamo dire una parolina importante. Sì. La dico io? No. C'ho un pirla. Vieni giù subito. Che ci tiene, si è tagliato anche i capelli. È venuto con i capelli nuovi, per bene, fammi mica farmi figure. Dove vuoi tu? Neri, tra pochi minuti il calcio d'inizio. Ah, prova. Ciao Paolo, sono Jane. Allora, quando la accenderai, se hai previsto pioggia, il tetto rimarrà chiuso. Se hai previsto sole, il tetto si aprirà e non potrai chiuderlo, nemmeno se piove. Nessun rischio di pioggia. Nuova iGo, oggi anche cabrio. La scoperta più divertente. Con Paper Drive, gamma iGo tua da 100 euro al mese. E la restituisci quando vuoi. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di economia, management e statistica.
farmacia, biotecnologie e scienze motorie, lettere e beni culturali, medicina e chirurgia, psicologia e scienze della formazione, scienze. Università di Bologna, Campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. C'è un posto sulla rete dove puoi inserire o finanziare i progetti non profit presentati dalle associazioni di volontariato della nostra città. Questo posto si chiama Eticarim, il primo portale di crowdfunding romagnolo con il quale divulgare o sostenere concretamente, attraverso un semplice click e con soli 10 euro, un piccolo grande sogno per la collettività. Eticarim. Scegli, clicca, dona. La tua auto è da rottamare? Semplice! Vieni all'autodemolizione Casadei. Assistenza, velocità e disbrigo di tutte le pratiche burocratiche. E in più, la certezza che la rottamazione viene effettuata con un'attenzione particolare verso l'ambiente. All'autodemolizione Casadei puoi trovare inoltre ricambi usati e convenienti per auto di tutte le marche. Autodemolizione Casadei, in zona artigianale di Viserba Monte a Rimini. www.autodemolizionecasadeirimini.com. La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad Fontanelle, la spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad Fontanelle, con orario continuato, in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina. Einstein, 11 Marconi, che bella finale. Bellissima. All'insegna del grandissimo equilibrio. Certo. E adesso torniamo a parlare di arte e spettacolo. Certo. Perché, insomma, come abbiamo... si può vedere alle nostre spalle, abbiamo già un gruppo pronto per l'esibizione. Allora, sigletta e poi andiamo a scoprire quale sarà l'artista. Allora, alla chitarra Federico. Sean. Sean. Come Connery? Sean Connery. No. Sean Connery. Sì, lui. Lui. Sean. Sean. Ancora devo dire. Sean. 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 Anch'io delle volte Sean. Come dire, svegliati. Mi sembri emozionato. Sei leggermente rosso e hai bevuto. No. Ma scherzo. La cantante. Martina. Martina per cantare. Non ho capito. Per cantare Eros Ramazzotti. Però prima di sentire l'esibizione presentiamo il nostro ospite di questa sera, perché la prova sarà giudicata dai nostri Max Alberici, Matteo Muraretto e da una terza persona che vado subito a chiamare, ed è Sergio Casabianca. Vieni, vieni. Artista riminese che tra l'altro aprirà il concerto del 1° maggio di Bennato qui a Rimini. Sì, sì. Tra le mille cose che, insomma, che ti vedono... Che no? Facciamo, sì, c'è anche questa cosa, è una fortuna stare sul palco di questo artista meraviglioso che è Bennato, che ha segnato la storia della musica italiana e che ancora sta facendo, perché ha dei testi davvero belli e noi siamo orgogliosi. Io non sono solo io sono, insomma, uno dei gruppi di Risuona Rimini, che questi artisti riminesi che... apriranno, che faranno, sono tre giorni poi, fino a 1, 2, 3 maggio, ma ecco, Bennato il 1° maggio, poi ci saranno anche il 2 e il 3 maggio, ci saranno questi eventi, questa piacere spiaggia Rimini, insomma questa manifestazione che speriamo di via all'estate definitivamente, quindi sono, mi fa molto piacere, insomma, perché come si dice a ste parti sono spesso in auge, no? Quindi sono molto contento, perché sai, è sempre più gente che segue i miei spettacoli, quindi bene, andiamo avanti così. Fanno un bello qua la situazione. Cioè... Eh sì, c'è un gran tifo, allora dovrai votare
Questo gruppo e poi il gruppo del Marconi, quindi iniziamo dopo con averli, la prova dell'Einstein. Dopo averli ascoltati tutti e due, tutte e ma due, cosa certo. devono fare? Non l'abbiamo detto a casa. Cosa Eros Ramazzotti, l'avevo detto. Ah, l'avevi però... detto? Sì. Ah, no, avevo capito. No, avevo capito un amaro. Va bene, va bene, dai, ho capito. C'è limitata. Okay. Va bene. Ma stai qua vicino a me, stai qua vicino a me. Perfetto, prego. One, two, three. Noi facciamo un medley di tre pezzi, e, sono Un'emozione per sempre, Più bella cosa e I belong to you. Ah, bene. Nel caso non se lo... Proprio bene. Grazie. Di colpo lì un'occhiata di sole. Aspetto amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti che restano così impressi nella mente. Com'è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, ci vuole passione con te, un briciolo di pazzia, ci vuole mestiere però. Lavoro di cuore lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Ho camminato su pensieri ripidi, io mai persi, per solitudini e deserti aridi, io mai gentle breeze, al ritmo della tua passione, ora io vivrò, and I never let you go. To you, you belong to me forever. Want you, baby, I want you. And I think that you should know that I believe you're the wind that's standing in my wings. I belong to you, you belong to me. Yeah. Adesso io ti sento. I will belong forever to you. Grazie. Ok, bravi. Bravi, complimenti. Complimenti. Allora, adesso dobbiamo andare in cucina da Otello, perché sì, così riusciamo ad avviare l'operazione. Vengo anch'io, Otello, in vieni, via del vieni, tutto eccezionale, vieni. Perché finalmente devo salutare in cucina, finalmente in cucina. Ma ragazze, ma guardate chi c'è. Venga Bonfantini, venga. Devo salutare. Venga. Guardi come si fa la sfoglia. Ah, vedi? Guardi. Vedi? Dicevo, devo salutare Lorenzo Succi di Unirimini, perché solitamente questo è il momento Unirimini, sì, però per un problema non è riuscito a raggiungerci, allora lo salutiamo e salutiamo anche Unirimini che ci ha accompagnato anche in questa edizione 2015 della Campanella. Beh, più bello di ricordarlo in cucina. Beh, no? Direi proprio di sì. Allora, loro hanno usato
conoscendo le galline, delle uova, no, dico le uova leggermente più gialle. Loro invece hanno comperato le uova da galline che erano straniere e leggermente più bianche. Però la sfoglia. È la farina. Ah, è la farina. Vabbè, ma te sentire quello che dico io. Ma dai. No, facevo per dire una cosa. Che rispondete, dai. Ma sono bravissima. Lasciate... Allora, togliamo questo un attimo così. Riprendiamole mentre fanno queste cose, perché poi non lo faranno mai più. Perché sposeranno uno ricco, tutti e due. Ma tanto ricco. Uno in due, perché tanto... Basta, dici, no? Loro invece, cosa stai facendo? Sto facendo il sugo. Il sughetto con piselli. E asparagi e poi smidono gli strigoli. Gli strigoli. Gli stridoli. Gli stridoli, bisogna stare attenti, eh? Se c'è una verdura che se la prende sono gli stridoli proprio. Ma scherzi, bisogna stare attenti con gli stridoli. Perché ridi? Non ridere. Allora... Quindi tu la farai per l'ultima volta, questa finale la sfoglia e poi non la farai più. No, la faccio sempre. La fai sempre? Poi là, queste due ragazze sono da sposare, perché sono già fidanzate da ormai da anni. Hanno trovato, come si dice, il cucù e se lo sono... Se ne trovano ancora di cucù, sì, è vero? Normale, dai. Normale, che domande che mi fai. Bene, io perdevo tempo, ma mi sa che adesso è tutto pronto. Vi lascio, mi raccomando, non fate tardi perché hanno una fame. Perfetto, Le tagliatelle se ne vanno. Allora, restiamo un attimo qua ancora, perché stanno ancora ultimando la preparazione. Il gruppo è apparentemente pronto, ma manca ancora allora, un questa prova, dettaglio, Bonfa, cosa farà? Sarà sempre i due DJ e certo. Questo signore cantante bravissimo che aprirà appunto il concerto. Che Sergio Casabianca, sì. Che perfetto. Insomma, a Rimini lo conosciamo bene, ma non solo a Rimini perché fa tante cose. Allora ne approfitterei per chiamare proprio Sergio dall'altra parte, così mi racconta, mentre aggiustiamo, scusate se faccio un po' un diversivo rispetto alla scaletta, però... Siccome c'è un progetto anche molto bello legato alla Cambogia che ti vede coinvolto, sì. Ne approfitto, visto che abbiamo qualche minuto, per fartene parlare. Sì, Cambogia. Praticamente io faccio parte di un'associazione che si chiama Una Goccia per il Mondo, che ormai è stata fondata nel 2002 e che ha, come dire, ha sposato la Cambogia come paese beneficiario. Però in realtà non è che lavoriamo solo in Cambogia. Sono in Cambogia, lo so, sì. Sulla nostra città facciamo diversi interventi legati soprattutto agli anziani e ai senza tetto. Ma non lo dico in senso di, come dire, che bravi o che meraviglia. Lo dico perché comunque servono le associazioni, Una Goccia per il Mondo, come tante associazioni che ci sono nel riminese e dappertutto, che può sembrare strano, ragazzi, ma servono, e servono di brutto. E soprattutto servono i volontari. Io mi appello a qui, ci sono tanti ragazzi qua. Che... Anche i giovani. Sì, che soprattutto sono i giovani, sensibili. Anche la gente che è di casa. Cioè, il volontariato serve tantissimo, quindi l'appello che faccio io, cercate di, come dire, darvi un'opportunità e dare un'opportunità agli altri facendo una scelta anche di volontariato. Non dico con la goccia è un'associazione. Certo. Ce ne sono tante, diverse. Però sarebbe una scelta importante. È un'opportunità. Invece, raccontami anche adesso i prossimi tuoi impegni, a parte quello del 1° maggio che abbiamo già descritto. Io ultimamente sto proponendo un concerto beat. Mi sono buttato a fare... Quest'anno abbiamo provato questa... Sono ritornato negli anni 60 praticamente... però devo dire che sono molto contento per questo spettacolo. Invece ho fatto il Novelli poco tempo fa, che ha visto un successo inaspettato sia da me che dall'organizzazione. Una cosa molto molto bella che parla della nostra città. E poi insomma, sembra che piacciono, gli anni 60 ritornano, perché poi noi riminesi, io parlo ormai romagnoli, non riminesi, romagnoli, abbiamo sempre avuto questo bel dono della spontaneità che devo dire abbiamo un po' perso. Ecco, i miei spettacoli vogliono dire alle persone, forza, facciamo un allora, passettino. Vedo che il gruppo è pronto. Bene, allora concentrati come prima, visto che è concentratissimo, andiamo ad hotel. Perfetto. Eccoci qua, il Marconi. Allora, Marisca, cantante, chitarrista. Luca. Un attimo, cosa fai Andrea con quel... Percussioni. Percussionista. Scusa un attimo. A posto, via. Si può andare. Ok,
camminato su pensieri ripidi. Di solitudini e deserti aridi. You're my gentle dream. Al ritmo della tua passione. Ora io vivrò. And I'll never let you go. Attraverserò. Vincerò per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che non ho più detto, sai. Lampi nel silenzio siamo noi. I belong to you, you belong to me. Certezza, calmami le rapide del cuore. Dammi una partenza per rispondermi di quanta notte c'è per raggiungere te. Fino a te. Esigenza, forse solo se poi cerchi di morire senza porre resistenza è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende che più rovente non c'è. Sbatterci incontro è inevitabile. Sta capire anche a me. Se amore, se tutto prende, non importa perché, tanto lo sai che è inevitabile ed è successo anche a me, come a te, come a te. Bravi anche voi, bravissimi. Bravissimi. Vieni qua in mezzo, Sergio, perché è il momento di giudicare queste ottime prove. Ma vieni più qua, vieni più qua. Venite ragazzi, tutti e due i gruppi. Tutti e due i gruppi, vorrei qua. Ma la domanda che mi faccio è: ma si capisce gruppo, quando si parla? Perché sti ragazzi hanno una verve, una carica che è impressionante. Però insomma, qua non capiamo noi. È un'arena, eccoli qua, eccoli che arrivano. Qua. Ecco, venite qua, venite qua. Io anzi mi faccio un po' da parte, ecco. Allora, non voglio fare il giudice carnefice. Einstein e Marconi. Einstein e Marconi. Beh, intanto complimenti perché anche sulle domande preparate. Insomma, voglio dire, i ragazzi, devo guardare qua, vero? Sì. Io volevo parlare anche con loro, chiaramente, quindi mettiti allora, una parte. Mettiti qua, guarda. Mettiti qua. Ecco, grazie. Ecco qua, perfetto. Allora, io il voto che do... La testa te la gratto io, continua. No, guarda, perché... Però non mi picchiate, ragazzi, io faccio sto mestiere e cerco di essere il più onesto possibile, va bene? Quindi, amico dito, grazie. Sergio, un rischio, allora, è un rischio. Allora, partiamo dall'Einstein, io devo votare da 1-3, voto 2. Voto 2 perché trovo che, a parte un po' qualche stonata, però avete avuto un bel... Sì, vabbè, cioè, io dico quello che... ma è, voglio dire, non è il vostro mestiere, credo, questo qua, no? Cioè, se, sono mestieranti tutti? No, ma hanno detto... Va bene. Però veramente bello, cioè voglio dire, perché non è semplice. Ah, stonate anche di qua, tutte e due. Poi una cosa invece che dico loro è una cosa importante, la chitarra va accordata bene prima di fare i concerti.
bene, vai, Sergio. Grazie, devo, devo fare il critico. È giusto, giusto, è giusto. Ah, se no, è giusto. Ti guardo io le spalle. Ok, no, ma è giusto. Il è giusto. Voto che do a loro invece è 3. Quindi 2 e 3. Sì, se sentiamo, e lo spiego. Hanno, avete cantato a due voci, e solo con chitarra, mentre loro hanno appoggiati anche dal piano, una cosa che può aiutare di più. E quindi le ragazze cantano tutte e due benissimo, complimenti, però il fatto che avete cercato più cose a due voci in questo medley che avete fatto, credo che meritiate un punto in più per questa cosa. Perfetto, allora, due Einstein, tre Marconi. Andiamo da Max e Matteo. Andiamo. Io mi sono sbilanciato, Lo so, lo so. Io, scusate. No, anzi, fammi dire una cosa. Grazie, Sergio, grazie. Grazie, Sergio, grazie, grazie Sergio. Davvero, grazie. No, io devo dire che purtroppo guardavo X Factor e quindi non ho visto, non mi sembrava davvero fossero degli artisti proprio in gara. Io vado a gusto perché sono d'accordo completamente con Sergio, con le valutazioni che ha fatto, sono più o meno le stesse che faccio io. A gusto personale, le armonizzazioni di voce mi sono piaciute più quelle dei ragazzi del Marconi. Hanno scelto tre brani di Eros, tutti e tre con delle voci femminili, Giorgia, Antonella Bucci, Anastasia, e mi sono piaciute in modo particolare. No, io non ravvedo, insomma, così tanta differenza. A gusto personale, però, mi è piaciuto di più il Marconi, e quindi do 3 punti a Marconi, 2 all'Einstein. Bravo, bravo. Quindi siamo 4 Einstein, 6 Marconi. E mo, facile lasciarmi per ultimo. Sì. Allora, brave entrambe le squadre, mi sono piaciute tutte e due le esibizioni, una delle due è stata più intonata, a mio parere, e più precisa, molto precisa, ed è il Marconi. Quindi do 3 punti al Marconi e 2 punti all'Einstein. Allora, quindi 9 punti, bottino pieno per il Marconi, 6 punti per l'Einstein. E si chiude qui questa prova musicale. Grazie Sergio, grazie. Grazie. Grazie a Sergio Casabianca, grazie ragazzi, comunque bravissimi. Dobbiamo dire una parola, voi hai qualcun'altra a cui vorresti farla dire? Scusa, puoi venire un attimo? Prego. Allora, questa ragazza rappresenta, oltre ad essere carina, quanti anni hai? 18. 18 anni, ti chiami? Costanza. Costanza, bene. Io voglio avvisare tutte le ragazze del mondo che oggi come oggi, se vuoi veramente emergere un attimo, specialmente, non dico nella scuola perché sono bravissime, ma nel campo della moda, se non hai le ginocchia belle quest'anno, non ti mettere i pantaloni, perché il taglio va nelle ginocchia. Quando giravo io, se c'era un puntino, ti diceva, ma guarda che sgraziette, in inglese. Adesso, se non hai il taglio, fai vedere un attimo il ginocchio, fai vedere l'altro. Perfetto, perfetto, lei è perfetta, può dire quella parola famosa. Qual è? Come, con due ginocchia così non sai dire... Aspetta, pubblicità! Perfetto! Ciao Paolo, sono Jane. Allora, quando la accenderai, se hai previsto pioggia, il tetto rimarrà chiuso. Se hai previsto sole, il tetto si aprirà e non potrai chiuderlo, nemmeno se piove. Nessun rischio di pioggia. Nuova iGo, oggi anche cabrio. La scoperta più divertente. Con Paper Drive, gamma iGo tua da 100 euro al mese. E la restituisci quando vuoi. We'll be right back.
Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. Università di Bologna, campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di economia, management e statistica, farmacia, biotecnologie e scienze motorie, lettere e beni culturali, medicina e chirurgia, psicologia e scienze della formazione, scienze. Università di Bologna, campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Quando hai voglia di cose buone, tu cosa fai? Io vado da Mr. Grillo. Ci vado perché non mi delude mai. Ci vado perché propongono una cucina tipicamente italiana a base di carne e pesce. Ci vado perché se ho voglia di pizza, lì la trovo. Ristorante Mr. Grillo, aperto tutti i giorni dell'anno dalle 12 alle 24, in Viale Regina Elena a Rimini, a due passi dal mare. Quando hai voglia di cose buone, ci vediamo lì. Dove il divertimento è tradizione. Dove la dolce vita riminese pulsava nelle calde estati del boom. Riscopri il piacere dei sapori della terra di Romagna. Osteria e pataca. Menù di carne e pesce. E la gustosa pizza con lievito madre e farine macinate a pietra. Osteria e pataca. A Marina Centro, vicino alla Fontana dei Quattro Cavalli. Andate, è finita la ricreazione, ma com'è il pallone? Com'è il pallone? È proprio la finale. È il momento della prova di basket. Sigletta. Abbiamo fatto il sorteggio. Niente, sigla. Allora tiratemi la palla, eccola qua. Si gioca il jolly. Il Marconi si gioca il jolly. Prima della prova, vediamo, abbiamo la prova, ecco qua. Prova sportiva. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, niente. Tin, eccoci qua. Un attimo, non sei vista. Allora, chi è che ha vinto qui il sorteggio? Chi inizia? Chi ha fatto Biri Bim Bum Bam? Avete fatto Biri Bim Bum Bam? Ha vinto lei? No, ha fatto bene. No, così a tradimento. Ha fatto bene. Così smetti di chiamare quella roba lì. Allora, Giovanni, tu giochi a basket. Giocavo a basket. È perché adesso si è ritirato. No. Scusa, adesso. Quanti anni hai? 19. Capisco. Hai iniziato a 5. Ho cambiato sport perché. Che sport fai? Adesso faccio calcio invece. Ah, fai calcio. Bene. Tu facevi calcio, adesso cosa fai? Basket. Vedi, benissimo. Ok, allora ci giochiamo tre punti importanti. La nostra giocatrice delle P-Basket, Sofia. Ci giochiamo tre punti importanti. Comincia Sofia. Allora, 3, 2 e 1. Va bene? Da due, fermi! Da due! Come fare? Ancora da due! Da due! Arriva già. Da due. Quattro pari. Sempre da due. Terzo tiro. Sei, quattro Einstein. Da Ari due. Sei pari. Ultimo tiro. Per l'Einstein sei pari, ultimo tiro. Da tre! Hai visto mai che? Da tre! Nove! Ovviamente.
chiaramente da tre che è il Marconi a questo punto. Chiaramente da tre. E possiamo continuare? No, niente, non trovo più la mia scaletta, va bene, l'ho appoggiata un attimo, ma adesso la troveremo. Eccola lì, è lì, trovata. Allora, abbiamo concluso. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Tre punti. No, allora, No, datevi la mano, non diamo niente a nessuno, troppo bravi, a capo, via. Ah, pare, oh. Giusto, pare, perché è entrato anche l'ultimo. Sì, certo. Cercate la scaletta. Ocello, ma neanche Maier si è riuscito a fare, te lo ricordi, un plan così? 4 su 4, è vero, giusto. Il bello che Bonfantini punti, ha detto. Due punti tre a testa. Punti di là, non ha visto che ha segnato. Poi con Jolly, altri... No, so, in caso di parità il Jolly non dà punti. In caso di parità non si danno punti. È così il regolamento? È uguale, no? Parità. Parità, 2-2, sì. Ma 20 a 22 ancora ce ne sono di punti. Allora, vedo che c'è un piatto già pronto. Perfetto. Giulia e Lucrezia hanno preparato... Bello, tutto a turno. Lo consegniamo, Ragazzi, va la roba che hanno preparato. Dov'è una telecamera, quelle... Guarda che roba. Guarda, questa qui è tutta dei DJ. Ok, andiamo? 1, 2, 3. La Peppina fa il caffè. Sì, tienlo te. Tienlo lì. Sono 2-2, era pari la... Allora, consegniamo... Ah... Per cortesia, inquadrate la bambina. Con la forchetta. No. Io fra un po' passo. Faccio. Ciao. Ok. Oh. Tagliatelle primavera. Primavera con vino scusa, paga debiti di Bertinoro che è un vino, è un vitigno che si chiama, vedete, un bombino bianco. Paga debiti. Posso sentire anch'io? C'è il profumo, senti il profumo degli asparagi, è vero? Dico bene? Sì. Questa bimba si chiama? Martina, bella, la bella Martina. La. Ragazze, voi siete pronte? Arrivate, dai. Vuoi che moro? Mi stai deludendo. È bello questo angolino così, no? Si mangia, si beve qualcosa. Puoi far vedere la maglietta sotto un attimo? Qui si scherza poco, Queste sono la... il futuro della campanella. È venuto per vedere, perché già gli amici che si vogliono prendere, capito? A scuola come saprà va? Saprà già, no? Devi saprà dire bene. Già quando... Qual è la materia che ti piace studi? Di più? Matematica. No, non ho capito, scusa. Qual è la matematica. Ti piace matematica? Bravo! Bravissimo! Quanti anni hai? 9. Ne hai 9? 9 anni, ma è tuo figlio? Sì, mio figlio. Non bevi te però ancora. E il babbo sì, eh. E sommelier, va bene. Comunque, bravo, matematica non la vuole nessuno. Come vai in matematica? Vedi? Senza parole. Allora, ecco l'altro piatto. Come, non è arrivato l'altro piatto? Ragazze, qua che chiudiamo il ristorante, eh?
secondo Otello, perché stanno impiattando, quindi facciamo impiattare, sono pronte, comunque arrivano. Arriviamo. Eccole qua, eccole qua. Basta mangiare. Non facciamo fretta perché insomma un'opera d'arte ha bisogno del suo, ragazze, dei suoi tempi. Fate passare le colleghe, eccole qua. Eccole qua. Ah, cioè proprio una forcatettina. Bravo, vai. Scorretto un po' più vicino, ok? Là, perfetto, così. Bravissimo. Queste sono leggermente più larghe, hanno un colore totalmente diverso. È vero? Hanno un colore totalmente diverso queste, eh? Ah. Perfetto, allora iniziamo a sentire i giudizi. Allora, io do 3 alla prima e 2 alla seconda. 3 Einstein, 2 Marconi, quindi. Sì. Motivo la, sempre. La prima, in pratica il piatto diciamo è un po' più completo, è più ruvida la tagliatella ed è un più armonioso il piatto. E qui questa è un po' più insipida e hanno usato i piselli in scatola, giusto? Ma la smettite o no? Ma siete fidanzati? E quindi insomma il sapore comunque poi è diverso dall'altro. Perfetto, 3-2. Allora io sarei 3 per il primo piatto perché è molto più completo. Okay. E 1 per il secondo. E siamo 6-3. Allora. 6-3. Tocca Einstein, a me. Io ce l'ho il microfono. Allora, io l'ho assaggiato e beh, loro fanno questo mestiere. Io una vita che mangio, questo è anche troppi anni. Infatti, bisogna che mi fermi un attimo. Allora, e questo mi sembra leggermente più completo. Ma no, ma non sono bravo. Non sono bravo. È fatto proprio per Benino. Loro, al di là del sale, anche l'asparago non ha accettato di essere cotto. Si è proprio rifiutato, è leggermente un po' durino. Ha detto, cosa fai, mi cuoci? E poi non è venuto bene. Quindi, facciamo presto, 3-2. Totale? 9-5, 9 Einstein, 5 Marconi. Grazie ragazzi, mi raccomando in matematica. Quindi aggiorniamo il punteggio, 29 Einstein, 27 Marconi, che finale. Bellissima. Davvero. Bellissima. Adesso è giusto un cuoretto ci sta. Sorpassi contro sorpassi. Va bene, allora, andiamo a questo punto. Fermi! Cosa c'è? È arrivato il giornalista. Papà, sì? Ecco! Enea, ciao. Enea, buonasera ancora. Eccoci buonasera. Venite ragazzi, ecco. Venite ragazzi. Qua. Ecco i due Filippo. Perfetto. Abbiamo i Filippi, sono bravi, eh? I Filippi. Sono bravi. Lasciamo un attimo a sfogare. Sì. Va bene. Bene.
Benissimo. Benissimo. L'effetto è veramente... Abbiamo capito, ragazzi? Andiamo con la prova di giornalismo. No, devo dire che diventa tutto un po' più complicato, ma è il bello di questa trasmissione, perché certo. Partecipata. Complimenti di nuovo. Grazie. Bene, noi siamo arrivati all'ultimo atto della prova di giornalismo, che era sul drastico calo delle vaccinazioni nella Repubblica di San Marino, che hanno presentato dati che hanno presentato oggi all'ospedale di Stato e che allarmano abbastanza. Entrambi i Filippi, secondo me, sono stati bravi. Adesso sentiamo i loro pezzi. Bene. Perfetto. Iniziamo con Filippo Del Marconi. Le vaccinazioni per la malattia del morbillo, della parotite, della rosolia per i bambini di San Marino sono in forte calo, spiega Tiziano Bugli, direttore dell'unità operativa di cure primarie. Le preoccupazioni e i dati sono stati resi noti alla stampa dell'ospedale di Stato in occasione della World Immunization Week 2015. Nel 2005 la quota dei vaccinati era del 92%, ma nel 2013 è scesa fino al 47%, livello sotto la soglia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, OMS. Le percentuali sono riferite al primo ciclo trivalente somministrato ai bambini. Invece quelle che riguardano il vaccino delle sei malattie, tra le quali tetano e epatite B, sono rimasti quasi invariate, con una piccola discesa dall'85% del 2010 al 78% del 2013. È sempre Bugli a rassicurare l'intera Emilia-Romagna, che ha percentuali ampiamente sopra il 90%. Dario Manzaroli, direttore sanitario dell'Istituto di Sicurezza Sociale, ammonisce la popolazione a diffidare dalle leggende metropolitane che sostengono una correlazione tra vaccinazione e autismo. Il primario di pediatria, Nicola Romeo, ci spiega che le conseguenze di una mancata vaccinazione si palesano dopo 2 o 3 anni. Nel 2014 si sono verificati solo 257 lievi effetti collaterali su un totale di 3.100 vaccinazioni. Filippo dell'Einstein. San Marino. I vaccini sul titano sono in calo. È quello che afferma il direttore dell'unità operativa di cure primarie, Tiziano Bugli, in occasione del World Immunization Week 2015. I sammarinesi sembrano non aver bisogno della prevenzione virale, che dal 2005 al 2013... Prendiamo l'altro microfono. Perfetto, no, si è esaurita. Guarda quanti microfoni abbiamo. Ecco qua. Questo è sabotaggio. Non è sulla lettura. Non è sulla lettura. Riparte dai sammarinesi. Sì. I sammarinesi sembrano non avere bisogno della prevenzione virale, che dal 2005 al 2013 è scesa del 45%. I dati sono relativi al primo ciclo del vaccino trivalente somministrato ai bambini, che protegge da morbillo, parotite e rosolia. Più stabile, ma comunque in calo, la percentuale dei vaccini contro tetano ed epatite B, che da 85 punti nel 2010 è scesa a 78 nel 2013. I risultati di questo calo si faranno vedere fra qualche tempo. Il morbillo ha dei picchi ogni 2-3 anni, spiega il primario sammarinese di pediatria, Nicola Romeo. I risultati si faranno bene fra 10 anni, quando potremo avere una fotografia più attendibile. Niente leggende metropolitane sulla pericolosità della prevenzione. Sui 3.100 vaccini dell'anno passato, solo 257 sono state le segnalazioni di lievi eventi collaterali e transitori, rassicura Dario Manzaroli, direttore dell'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino. Bisogna conciliare l'interesse individuale di chi ha scelto di non vaccinarsi con quello della comunità. L'appello lanciato dal direttore colpisce direttamente responsabilità individuale e collettive degli abitanti del Titano. Perfetto. Enea, abbiamo sentito i due pezzi. Bene. Ricordiamo che la votazione è sul pezzo, non sulla vostra esibizione per quanto riguarda la lettura. Esattamente, esattamente. Bene, allora io faccio i complimenti a entrambi, perché secondo me sono entrambi molto bravi, preparati, e devo dire che insomma sarebbe bello adesso se come dire, il mondo dell'informazione avesse la possibilità di investire e come dire, costruire dei futuri giornalisti
partendo da ragazzi come loro, nel senso che ho visto un buon piglio, insomma. Hanno... È un gran bel complimento per entrambi. E pensateci per la vostra carriera. Secondo i loro pezzi, secondo me, sono entrambi da giornale, nel senso che sono entrambi completi, hanno, insomma, hanno raccontato, hanno fatto esattamente la fotografia di quello che è stato detto questa mattina a San Marino a proposito dei vaccini. E li metto sostanzialmente sullo stesso piano. Purtroppo, dovendo fare io il giudice in questo caso, devo rilevare una cosa che, visto che i pezzi si giudicano per come sono scritti e non per come vengono letti, certo. Purtroppo Filippo, lui, ha scritto... Filippo dell'Einstein. Dell'Einstein ha, ha scritto che il calo sull'esavalente è passato da 85 a 28, poi ha letto giustamente 78. Però io, ahimè, devo fare il giudice, devo, come dire, togliere lui... Era solo scritto, sì, cioè una piccola imprecisione, un refuso, purtroppo, un refuso, diciamo. Devo togliere un punticino che, perché uno che, per uno che va a leggere il pezzo e dice il calo è stato lieve dal dall'83 al 28, come è dire, giusto, abbastanza fuorviante. Sì, detto ciò, diciamo 5 a 4. Con i complimenti per tutte e due. Per entrambi. Comunque, gran bella prova. Complimenti a tutti e due i nostri, Filippo. Grazie. Grazie, Nea. Bene, allora, ricordiamo. Ricordiamo che i loro pezzi saranno pubblicati entrambi sul giornale di giovedì, dove daremo ampio spazio ai vincitori di questa bella trasmissione. Niente, io vi faccio di nuovo i complimenti, vi ringrazio, ci vediamo il prossimo anno. Grazie Nea, grazie a voi, grazie Nea per la puntualità, sempre la grande precisione anche nel giudicare. Qui vede, insomma, la sfida 33-32, non è che sfida, è proprio una finale, C'è un una punto. Finale tra due squadre davvero che in questo momento praticamente si equivalgono, perché siamo lì. Adesso andiamo a giocare con il musichiere. Buonasera, buonasera. Ciaone di nuovo. Ciaone, siamo tornati. Ciaone. Allora, questa è la prova del musichiere. Come funziona la prova del musichiere? Lo sapete già. Ci sono tre canzoni da indovinare, tre canzoni singole. Quindi si guadagna un punto per ogni canzone indovinata. Noi vi faremo ascoltare un minuto, quindi in quel minuto dovete suonare, insomma i primi che si prenotano hanno la possibilità di indovinare, e poi abbiamo la base, insomma il mix, formato da tre canzoni insieme. Tre canzoni proprio suonate nello stesso momento, quindi dovete riuscire a individuare quali sono le singole canzoni, giusto? Esatto, e questa è una prova che dà più di un punto. E dovete dire il titolo esatto. Esatto. Fai un esempio di, non so, allora, di titolo sbagliato. Fai un esempio di titolo sbagliato, non lo so. Io canto la canzone, faccio na 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 na. Suona. Suona. No, non lo so. È Inegrita con il gioco. Bravo! Sembravano i Daft Punk, invece sono Inegrita. Praticamente la stessa canzone. Avete capito più o meno come funziona? Ok, molto semplice. Partiamo. Partiamo quindi con la prima canzone, prego. Facciamo un po' di silenzio perché i ragazzi hanno bisogno di sentire. Via col primo cut. L'Einstein si prenota. Titolo esatto. Titolo della canzone. Subito ragazzi. Subito ragazzi. No, non ve la possiamo dare. No. È sbagliata, e poi comunque avete aspettato troppo. Voi ragazzi, ve la facciamo risentire. Ascoltiamo, ragazzi, sì. Hanno suonato i ragazzi del Marconi? Sing. Sing! Bravi! Sarà quella? Bravi, sì, sarà quella. Esatto, il disco è quello di Ed Sheeran. Andiamo con la seconda, ascoltatela bene, mi raccomando. Ascoltatela tutti.
non premete subito, naturalmente. Prego, via. Il Marconi. Marconi, Marconi. Noi. Il Marconi. Come mai? Come mai? Come mai? Ma chi sei? Stare questa a me. Finita. Tifo da stadio. Finita. Ragazzi, fermatevi un attimo. Andiamo con la terza canzone. Attenzione, terzo cut. Si prenota il Marconi. My Sharona. My Sharona. Sentiamo se è quella. My Sharona di Neck. Ok. E adesso viene la prova più difficile. Adesso arriva il difficile, perché qui i punti in palio sono, correggimi Roberto, due. Ok. Due. Qui ci sono tre canzoni che vanno contemporaneamente. Il cut dura 30 secondi. Avete 30 secondi o meno, se indovinate prima, per indovinarle tutte e tre. E qui il consiglio è ascoltatelo il più molto possibile. Bene, molto molto bene. Via. Allora, si è prenotato il Marconi? Sì. Maracaibo, cheerleader e... Aspettiamo la terza. Pettinero. Sai quella? Esatto. Mi sa che... Yeah! Bravi, eh? Non era proprio delle più facili, ecco. Non era facilissimo, ma del resto è una finale. Allora, qui abbiamo capito perché questo è un liceo scientifico e musicale. Ecco. Qui liceo scientifico e musicale è venuto fuori proprio il musicale, è venuto fuori qua. Complimenti. 33 Einstein, 37 Marconi. Dopo questa sfida tutta per il Marconi, che prende 4 punti di vantaggio, e adesso dobbiamo dirlo con la parolina famosa. Vediamo chi vai a pescare. Io sono sempre curioso di chi puoi pescare. Scusa, come ti chiami? non si ricorda come si chiama? Ti ricordi come si chiama lei? Lo suggerisce. Bestia, non mi puoi dire queste cose. Dai, Otello. Dillo te che hai i capelli belli. Pubblicità. Pubblicità. Forza! Non devo dire niente. Non devi dire niente. Non deve dire niente. Noi andiamo in pubblicità. Allora, comunque. Pubblicità. C'è un posto sulla rete dove puoi inserire o finanziare i progetti non profit presentati dalle associazioni di volontariato della nostra città. Questo posto si chiama Eticarim, il primo portale di crowdfunding romagnolo con il quale divulgare o sostenere concretamente, attraverso un semplice click e con soli 10 euro, un piccolo grande sogno per la collettività. Eticarim. Scegli, clicca, dona. Università di Bologna, campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di Economia, Management e Statistica, Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, Lettere e Beni Culturali, Medicina e Chirurgia, Psicologia e Scienze della Formazione, Scienze. Università di Bologna, campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Ciao Paolo, sono Jane. Allora, quando la accenderai, se hai previsto pioggia, il tetto rimarrà chiuso. Se hai previsto sole, il tetto si aprirà e non potrai chiuderlo, nemmeno se piove. Nessun rischio di pioggia. Oh.
iGo, oggi anche cabrio. La scoperta più divertente. Con Paper Drive Gamma iGo tua da 100 euro al mese e la restituisci quando vuoi. Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. Mangiano, no? È il bello della, della diretta di questa trasmissione. Allora, cosa abbiamo adesso? I disturbatori sono pronti. I disturbatori che sono pronti. 37, 33. Gli uomini da cabina sono pronti? No, uno c'è. Uno, e l'altro dov'è? Eccolo, arriva, arriva anche Billy. Ecco, Enrico Billy, eccoli qua. Famoso per me, vai. Allora, intanto che si accomodano, in cabina. Dentro. Voilà. Allora, in cosa consiste la prova? Ormai insomma è noto, io darò un argomento, questa sera sarà un po' più complicato del solito perché è la finale, e vincerà la squadra giudicandosi 3 punti che scriverà sul foglio con i due rappresentanti il maggior numero di risposte esatte al tema che proporrò. Abbiamo i disturbatori che invece hanno appunto il compito di disturbarli con il... polistirolo, guarda la stretta di mano, bella. Fermi un attimo! Allora, ci siamo persi un momento bellissimo, rivediamolo, rivediamo la stretta di mano. Allora, replay. Stretta di mano. Fatemi replay. Perfetto. Okay. Billy contro Costa Curti. No, Billy Enrico. Contro Enrico. Benissimo. Allora, a posto, accomodatevi, ormai famoso. Ma scherzi, seduto, via. Seduti tutti e due. Allora, siamo pronti. Fermi ragazzi. Disturbatori, siete pronti? C'è la grande rimonta qui. Qua siamo sul 33 a 37. Tre punti. Ci sono 3 punti in palio. 3 punti. Altrimenti per l'est si farebbe dura. E dopo? Solo 8 domande. Solo 8 domande, 8 punti. Bene. Allora andiamo con il tema, siete pronti ragazzi? Che c'è? Cosa devono scrivere? Allora. Stati europei. La devi smettere, ti attenzione, non partiamo un attimo perché voglio spiegare bene, è relativa a capitali, per esempio, ne faccio uno, ve lo suggerisco, tanto è molto facile, Italia-Roma, così, tutte e due, varranno le risposte solo con tutte e due, l'abbinamento, e la finale un po' più complicato, pronti? Via! Via! Mezzo.
minuto. Attenzione, non indugiate troppo, mi raccomando. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Oh mamma mia! Vado ad abbracciare, vado ad abbracciare, ecco. Ecco qua, bellissimo, l'abbraccio tra il disturbatore. Adesso non so se siamo riusciti a carpirlo, però molto bello. Siete pronti, ragazzi? No, no, rimanete fuori. Lì che no, state. Dentro. Guarda. Cosa è successo? Venite, venite fuori. Avete la mia autorizzazione, venite fuori. Ma perché ecco li fai uscire, che stanno benissimo? Ecco qua. Qual è il tuo, questo? Perfetto. Bene. Allora legge Billy. Allora inizia Billy dell'Einstein. Piano, eh? Vai. Zitti un attimo. Italia-Roma. Ecco, e fin qui, insomma, dai. Francia-Parigi. Sì. Spagna-Madrid. Perfetto. Germania-Berlino. Grecia-Atene. Allora, secondo, secondo che devo spuntare la Germania. Ok. Grecia-Atene. Perfetto. Norvegia-Oslo. Sì. Danimarca-Copenaghen. Perfetto. Cipro-Cipro. No. E Nicosia. Va bene. Lettonia-Riga. Allora, Lettonia-Riga, perfetto. Lussemburgo-Lussemburgo. Giusto. Giusto, 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 giusto. Portogallo-Lisbona. Sì. Estonia-Tallinn. Tallinn, mi hai detto? Tallinn, Estonia. Ok, perfetto. E basta. Perfetto, allora sono 11. 11 per l'Einstein. Partiamo? No, 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 aspetta, aspetta. Ma te l'hai vista l'espressione? Ha fatto vedere come dire. Ma che roba! Dai! Allora, andiamo. Allora, Portogallo-Lisbona. Allora, andiamo a Portogallo-Lisbona, ok? Spagna-Madrid. Perfetto. Francia-Parigi. Sì. Germania-Berlino. Sì. Olanda-Amsterdam. Dov'è, dov'è, dov'è? Paesi Bassi. Sì, Paesi Bassi-Amsterdam, va bene, va bene. Ok. Regno Unito-Londra. Inghilterra, non so dove c'hai segnato. Regno Unito-Londra, va bene. Va bene, va bene, perfetto. Eire-Irlanda-Dublino. Perfetto. Dove siamo arrivati? Danimarca-Copenaghen. Perfetto. Polonia-Varsavia. Ok. Norvegia-Oslo. Eccolo qua. Svezia-Stoccolma. Sì. Finlandia-Helsinki. Sì. Belgio-Bruxelles. Sì. Lussemburgo-Lussemburgo. Perfetto. Italia-Roma. È tenuta verso la fine Italia-Roma, no? Era troppo facile, sì. Va bene, va bene. Grecia-Atene. Perfetto. Russia-Mosca. Sì. Repubblica Ceca-Praga. Sì. Slovacchia-Bratislava. Diciannove Marconi, 11 Einstein. 3 punti al Marconi. E siamo 33 Einstein, 40 Marconi.
Aia. Diciamo che un bel mattoncino sulla vittoria il Marconi l'ha messo. A questo punto l'Einstein non può sbagliare più niente, perché siamo giunti all'interrogazione finale. Eccoci qua, va. Posso farla anche senza, arriva, arriva sulle ruote, eccolo qua, perfetto. No, 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 allora. No, 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 adesso zitti, le ultime domande zitti per cortesia. E poi? Dopo poi facciamo. Poi entusiasmo. Allora ragazzi, iniziamo. Insomma, 7 punti, sono 8 domande, Einstein dovete essere perfetti praticamente. Allora, prima domanda. Prima domanda. Andiamo. Geografia. Brindisi e Taranto sono bagnati dallo stesso mare? Einstein. No. Giusto. 34 a 40. Matematica. Avendo acquistato merce del valore di 900 euro ed avendo ottenuto uno sconto del 5% per pagamento in contanti, quanto ho effettivamente... Einstein? 855. Giusto! Trentacinque e quaranta. Terza domanda, latino. Chi narra la storia di Arianna lasciata Einstein? Dai ragazzi. Ovidio. Marconi. Puoi finire la domanda? Sì, 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 sì. Cioè. Chi narra la storia di Arianna lasciata a Nasso? Era l'ultima parola, Nasso. Stop, stop. Era Catullo la risposta esatta. Sempre 35-40. Fisica. In base, qua voglio sapere il nome del principio, a quale principio le fiamme vanno verso l'alto? Einstein. La densità. Avanti ragazzi che scade il tempo. Con la densità. In base alla densità. Non ho sentito. Era sul gong, quindi non in ho sentito. In base alla densità. No, no, non è questa la risposta. Marconi. Marconi, poi potete rispondere. Coriolì. No, era il principio di Archimede. No, non potete più rispondere. Principio di Archimede. Adesso mancano 4 domande. Sì, in realtà abbiamo già la possiamo già proclamare il vincitore. Vince il Marconi 2015. Guarda gli altri, guarda gli altri. Tutti seduti, devono inquadrare. Allora ricordiamo che la coppa è offerta da Fiorini Coppe e Timbri di Perini Elvio e Company SNC, produzione e vendita di medaglie sportive in oro, argento e metallo,
coppe, trofei, targhe e distintivi. Ci seguono incisioni computerizzate e collezioni speciali su stampi. La Fiorini SNC è specializzata da sempre nel settore delle premiazioni sportive. Dispone di un vasto assortimento di coppe, medaglie, trofei, distintivi e targhe di tutti i materiali. In sede si seguono su richiesta incisioni su targhe, pulsantiere, citofoni e campanelli. Complimenti al Marconi, complimenti anche all'Einstein.